tutti i video ascoltatori del canale YouTube di Italia Medievale. Oggi sono particolarmente felice di presentare un interessantissimo volume che si intitola Carne e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo, economia, politica, società. Franco Angeli Edizioni, a cura di Beatrice Del Bo e Igor Santos Salazar, che sono nostri graditissimi ospiti. E io lascerei subito la parola a Beatrice. Prego, Beatrice. Ti ringrazio molto, sono io e penso di parlare anche a nome di GOR, naturalmente a ringraziare te e Italia Medievale per averci ospitato, per ospitarci qui oggi, a presentare questo libro che è stato all'inizio una scommessa anche perché avevamo pensato di parlare di un tema che è un tema classico in realtà perché è un tema di cultura materiale, di alimentazione, che sono argomenti che vanno di moda. Da decenni ormai a questa parte, di presentarlo con una chiave nuova, sia interpretativa che metodologica. E quindi abbiamo pensato di presentarci qui in carne, che sarei io, e ossa, che sarebbe Sarei. Igor, perché in realtà c'è una parte buona di questi studi che è stata realizzata dagli archeologi. E siccome è un volume che vuole essere per l'appunto multidisciplinare e multitematico, abbiamo pensato che per un argomento di questo genere fosse fondamentale l'apporto degli amici e colleghi archeologi. Pertanto, proprio per questa ragione, visto che Igor ha avuto tanto a che fare con gli archeologi, date le sue ricerche, la sua specializzazione di alto medievista, gli cederei la parola in modo tale che cominciamo dalle ossa e poi magari proseguiamo sulla carne, poi possiamo tornare alle ossa e via discorrendo. Sì, come ben dice Beatrice, il nostro interesse nella costruzione del libro era quello di coprire questo classico tema di ricerca molto presente nella storiografia europea degli ultimi 50 anni, da un punto di vista non solo che mettesse a confronto due realtà nazionali come possono essere quelle della Spagna o dell'Italia, realtà storiografiche più che nazionali, ovviamente per non incorrere nell'anacronismo del Medioevo, e soprattutto da un punto di vista multidisciplinare, no? Quindi per quello. Ci siamo concentrati anche sull'archeologia, infatti il volume, l'apertura del volume proprio riguarda il dato materiale. E lì abbiamo voluto far incontrare, far dialogare archeologi dell'Italia e della Spagna che avessero come interesse lo studio dei reperti materiali faunistici, fondamentalmente le ossa, ma non solo, anche l'altro lato, quindi della carne, cioè l'uomo e il consumo dell'uomo, quindi anche l'analisi delle ossa umane e attraverso questo risalire a quale tipo di dieta fosse quella che caratterizzava i villaggi altomedievali de quello che si conosce come la penisola iberica in epoca visigota, no? Quindi l'interesse era vario. Era non solo poter parlare di carne e di macellai, ma di sviluppare uno studio che tenesse conto della carne tanto nell'animale quanto nell'uomo, nella sua ricaduta anche come cultura e come economia. Per questo contiamo con tre saggi, due di autori italiani, uno di un'archeologa spagnola, di una mia collega dell'Università dei Paesi Baschi, che ha lavorato fondamentalmente sullo studio delle necropoli di VII secolo nel centro della Spagna, attorno agli odierni spazi che compongono la provincia di Madrid e il nord della provincia di Toledo, i Paesi Baschi, i reperti anche trovati nelle necropoli vasche, e infine le necropoli della Catalogna, le necropoli catalane, tutte attorno al VII-VIII secolo. Poi un ampissimo affresco sui reperti osteologici trovati in Italia negli ultimi 50 anni, perché la importanza, e qua mi preme sottolineare l'importanza dello studio archeologico, è che per le date più risalenti, per il tempo in cui meno illumina la storia il documento scritto, ormai gli archeologi, forti della loro tradizione di scavi e di ricerche degli ultimi 40-50 anni, sono in grado di proporre interpretazioni completamente inedite, completamente nuove, e non solo, sfidano anche i paradigmi di noi storici del documento scritto e quindi possono proporre interpretazioni sulla lunga durata, che
grazie al loro dato materiale, possono illuminare quello che rimane in ombra, perché non compare nel documento scritto. Quindi, come dicevo, uno dei saggi archeologici riguarda proprio tutta la penisola italiana, tutti i ritrovamenti di ossa animali della penisola italiana, e quindi permette per la prima volta, penso, una sintesi praticamente di quello che è l'archeozoologia medievale per la penisola italiana. E quindi finalmente possiamo avere anche il ritmo, osservare il ritmo, interpretare il ritmo di quello che è il consumo, sempre con tutti i problemi metodologici che ci possano essere dietro, no? Ovviamente non tutte le regioni italiane hanno lo stesso identico numero di scavi, lo stesso identico numero di ritrovamenti all'interno di ogni singolo scavo, ma il complesso si permette un'interpretazione di quello che è la zooarcheologia in tutta l'Italia, quindi osservare i ritmi, come l'Alto Medioevo sia diverso dal Pieno Medioevo, quindi l'andamento anche della carne e del consumo di carne fra VIII e X secolo cambi completamente nei tempi successivi, e anche nel Basso Medioevo si osservino realtà completamente diverse, da un mondo che è più dominato dalla carne del maiale, si passa via via a un mondo più governato da un consumo molto diffuso dell'ovicaprino, per esempio. E infine abbiamo voluto che questa grande narrazione, questa grande interpretazione, questo grande affresco tutto italiano fosse concentrato su una regione che non compare spesso per così dire, nelle grandi sintesi manualistiche come la Valle d'Aosta, è lo studio proprio di un castello specifico, di una realtà insediativa quindi molto specifica, aostana, come il castello di Car, e in questo spazio sono stati ritrovati migliaia di pezzi di ossicini, di ossa di animali, e sono stati studiati in tre diversi spazi di scavo. Una cosa interessante da segnalare è che gli archeologi, fondamentalmente, quando fanno questi ritrovamenti di ossa animali, non li ritrovano là dove gli uomini e le donne, la società del tempo che manipolò quei corpi e che si cibò di quelle carni, lasciarono quelle ossa. È molto più abituale che questi ritrovamenti vengano in quello che gli archeologi definiscono come posizioni secondarie, cioè in immondezzai, buttati in spazi che servono, per creare, spazi nuovi o per riempire di materiale una zona sulla quale si vuole costruire o alla quale si vuole dotare di un nuovo significato e di un nuovo uso. E questo è molto evidente. È stato molto ben studiato nel castello di Car, e anche lì ci sono tre diverse tappe, una precedente agli anni centrali del XIII secolo, che si può collocare forse meglio in tutto il XII secolo, un'altra che riguarda datazioni di 300, e infine una fase già d'epoca moderna del 500, che ha mostrato in questo andamento cronologico come anche al di fuori del castello di Car, e grazie a questi consumi che si realizzavano tra le mura del castello di Car, sia possibile avvicinarsi e cercare di interpretare quello che era lo sviluppo del paesaggio attorno a questo spazio fortificato. Quindi si vede come via via che i secoli del Medioevo scorrono, i signori del castello di Car erano molto più interessati all'allevamento, a un allevamento quasi intensivo, e quindi come nei paesaggi, nelle pendici delle montagne che circondano il castello, si avviasse tutta una serie di riforme per ottenere più pascoli e per poter dar da mangiare a queste mandrie che servivano all'economia signorile. E da un'altra parte, questo è molto significativo, forse anche Beatrice vuol dire qualcosa, visto che lei ha studiato tantissimo anche la Valle d'Aosta da questo punto di vista, come anche l'animale fosse inteso anche per sottolineare, da un punto di vista semiotico, da un punto di vista simbolico, tutto quello che era la rappresentazione politica dei signori di Car, perché nel Cinquecento, soprattutto, nelle fasi cinquecentesche, sono stati trovati dei teschi di orsi, con tutto quello che significa, per sottolineare la forza, la capacità
per così dire, militare quasi, no? Del signore di Kar, e come questo avesse anche un significato araldico e come queste ossa fossero conservati come trofei, eh? Gli orsi come i cervi, eccetera. Quindi, insomma, pensiamo che uno dei principali contributi, tra i tanti, ci piace sottolineare tra i tanti contributi che ha questo libro, sia quello di mettere in primo piano il documento materiale nella discussione di una tematica così classica come quella della carne, del consumo e della materialità del nostro vivere quotidiano. Sì, allora concordo pienamente con quello che ha detto Igor, è un bel libro, soprattutto perché ci sono gli archeologi. Questo va detto, nel senso che l'originalità in parte di questo libro è data proprio dai contributi di questi tre colleghi che peraltro impiegano tre metodologie di indagine, o meglio, gli sviluppi nei loro saggi sono molto diversi, no? Quindi da questo saggio generale a un saggio specifico sull'Italia e a proprio a un utilizzo di tecniche di studio e di lavoro completamente diverso per quello che riguarda la Spagna. E per riallacciarmi a quello che diceva Igor adesso a proposito del castello di Car, che consiglierei a tutti di andare a visitare perché è stato restaurato di recente, conserva degli affreschi splendidi di XIII secolo, che tra l'altro sono un castello che è stato abitato dai signori di Car, che sono dei concorrenti, diciamo così, dei Savoia, ma in scala più ridotta degli Chalands, che sono i miei idoli assoluti in Valle d'Aosta. Cioè, io ho studiato tanto in Savoia, ma ho sempre parteggiato per gli Chalands, che hanno poi un tenore di vita splendido, sono dei veri signori, dei veri cavalieri. Quando ci immaginiamo il cavaliere medievale, sono senz'altro gli Chalands, François de Chalands, Georges de Chalands, sono dei personaggi fantastici e quelle che io chiamo le signorine Chalands, forse ancora di più dei loro padri e dei loro mariti. E diceva giustamente Igor che a Car si mangiano cose che alimenti, animali che altrove non si mangiano, per esempio gli orsi. No? Diceva che negli scavi di XVI secolo ci sono 29 teschi di orso che sono stati trovati e una ventina di cervi. Sullo stemma dei signori di Car c'è proprio un orso. No, che è anche, come dire, venerato localmente, la collegiata, che è la seconda istituzione ecclesiastica principale di Aosta, si chiama Sant'Orso, e anche lì c'è un bel percorso, orso percorso, che si può fare all'interno della chiesa, no? Con tanti risvolti di natura, di cultura materiale anche in questo caso. E dicevo, riflettevamo insomma insieme su quelli che sono i consumi, cioè adesso abbiamo parlato delle ossa e di quanto è interessante studiare la composizione delle ossa umane per vedere che cosa, qual era la dieta, no, medievale, ma anche quali sono i resti, no, degli animali, posto che ci sono poi resti di intrusi anche, perché naturalmente ci sono anche cani, gatti, no, e via discorrendo, però i resti animali che si trovano appunto in questi siti secondari, oppure io racconto sempre quanto sono importanti le latrine, cioè uno dice ecco la spazzatura e i bagni sono importanti perché la latrina era il posto dove si buttava tutto, quindi si buttavano i piatti rotti, si buttavano gli scarti, no, anche della cucina, e quindi lì sotto, quando noi individuiamo dove poteva essere la latrina di un castello che non c'è più in elevato, siamo fortunati, se siamo archeologi, se siamo storici non ci interessa niente, ma che un archeologo lo trovi, no, è fondamentale, perché lì può scavare, lì può trovare quello che in realtà è stato scavato in altri castelli, non specificamente in quello di Car. E dicevo, è una questione, quello che si mangia, la carne che si mangia, è sicuramente una questione che dipende da tanti fattori, cioè dipende naturalmente dal territorio, per cui a Car sarà più facile, anche se non facilissimo, anche se simbolico, come diceva Igor, poter mangiare un orso o un cervo se sei il signore di Car, ma lo stesso se sei il signore di Fenì, di Sogno, no? Di questi bei castelli valdostani. Che sulla tavola di Filippo Maria Visconti ci possa essere un orso è più difficile, no? Nel senso che volendo lo potrebbe avere, ma forse non gli verrà in mente di avere un orso, ecco, sulla propria tavola. E che sia simbolico, sì, perché rimane simbolico, l'ha spiegato molto bene anche teatralizzandolo Massimo Montanari, che è il più grande esperto di alimentazione medievale, no? Naturalmente facendo questa appunto spettacolarizzazione della cronaca bellissima, no? In cui racconta il banchetto di Carlo Magno
di desiderio, no? E che racconta di questo cumulo di ossa di grandi animali, no? Sotto al tavolo, e che cosa potesse significare, no? Che significava la forza, la virilità, il potere, no? Del personaggio che mangia così tante ossa. È la stessa cosa, c'è cioè, questo elemento simbolico esiste veramente nella società medievale, no? Che la carne sia il simbolo della forza, della virilità, della potenza, chi mangia tanta carne è più potente. Però dipende anche dal gusto, cioè abbiamo detto dal territorio, e quindi in Valle d'Aosta troveremo gli orsi, i cervi, le pernici, ma troveremo naturalmente anche i buoi, i porci, eccetera, gli ovocaprini naturalmente, che sono fondamentali, anche perché il paesaggio impone quello fino a un certo punto, cioè che ci sia molto più terre destinate agli ovicaprini e che poi invece vengano destinate mano a mano al pascolo. Per cui oggi in Valle d'Aosta l'allevamento principe è quello delle vacche, no? La Desalpa, ci sono queste splendide manifestazioni. Ho scoperto di recente che c'è anche un premio che concorre un po' con quello d'Italia medievale, che è per la regina delle vacche. Che è un premio che non conoscevo esistesse e che è splendido, no? Che racconta qual è adesso il punto di forza dell'allevamento valdostano. Ecco, dicevo, a Milano non si mangiano gli orsi, a Milano per esempio si mangiano i pavoni, se andiamo alla corte di Filippo Maria Visconti, no? In questa macabra modo di cucinarli che è il pavone vestito, che adesso era capricciante, ora non so se raccontarlo davvero, però il pavone veniva scuoiato. Veniva cotto l'interno, poi in maniera più scaltra alcuni grandi chef dell'epoca cuocevano una bella anatra, una bella oca e riempivano la pelle del pavone della bella oca, si richiudeva tutte le sue penne, le sue piume e lo si ripresentava agli ospiti vestito, come si suol dire, no? Per cui a Milano troviamo davvero gli acquisti di pavoni e troviamo anche, e questo mi piace dirlo da milanese, lo devo dire, la Luganega. Di cui, che è la salsiccia per chi non è di Milano, no? Ma ancora oggi si dice la Luganega, no? C'è il risotto con la Luganega. Ecco. E si trova la Luganega che tra l'altro viene venduta da dei bottegai specializzati in questo, non dai macellai veri e propri, ma dai salsicciai, dai luganegari si chiamano per l'appunto, di cui io vi darei a questo punto la ricetta se volete riprodurla, perché si trova nei documenti. La ricetta è molto semplice, ma secondo me, siccome non ci danno apposta le quantità, non è facilissimo farla come si doveva fare. Allora si dice che sono naturalmente di sola carne di maiale, a cui si deve aggiungere il sale, il formaggio buono e stagionato, il pepe, la cannella, lo zenzero, il garofano, la noce moscata e lo zafferano. Sappiate che il cervellato, cioè la vera salsiccia milanese, che peraltro viene esportata, per cui la troviamo nei daziari, no, di altre città, ecco, e si può fare solo a Milano, cioè un prodotto, no, che è solo milanese, già allora. Ecco, questa è una particolarità dell'alimentazione milanese. A Car, ad Aosta, non la troveremo questa. E avendo avuto, diciamo, la voglia di mettere insieme questi studiosi, c'è anche una studiosa francese che ha studiato tanto l'Italia, ma che ha portato, no, il suo contributo anche sulla Francia, su Parigi in particolar modo, si può notare quanto cambino, i gusti alimentari anche da paese a paese, no? Per cui, per esempio, in Spagna si consumano molti più montoni di quanto non si consumino in Italia, molti più porci di quanto non si consumino in Italia. Anche allora la carne più pregiata è quella di vitella, questo in generale, e anche oggi il vitello è senz'altro la carne più pregiata, no? Che ci sia. Quindi ci sono, diciamo, delle analogie tra ieri e oggi. Oggi mangiamo molto sushi, quindi direi che deve essere successo qualcosa di drammatico alla nostra cultura gastronomica, però va bene. E quindi quello che mi premeva sottolineare è che conta molto anche il gusto, che è figlio del territorio, che è figlio talvolta dell'emulazione e tal'altro invece è proprio figlio della cultura sociale in cui si vive, si abita, si cresce, eccetera. È uno degli obiettivi e il gusto rientra, diciamo, in questo, cioè nel fatto che di solito si parli del mangiare carne perché è un simbolo di status nel Medioevo. Ecco, non è solo questo, appunto, è anche il gusto. E dicevo, cercare di scardinare quelli che sono stati i tanti cliché,
no? Applicati al macellaio e alla carne. Questo era uno dei nostri obiettivi. Magari insieme possiamo ricordare quali sono i cliché, perché un giorno li contavamo ed erano come i nani, no? Ce n'era sempre uno che ci dimenticavamo, un altro che... Ecco, quindi erano cinque, mi ricordo alla fine. Cinque, Allora, cinque. primo è che i macellai sono della gente sporca, rozza, eccetera. Invece, vuoi dire tu che cosa ci ha raccontato, soprattutto Elisabeth Crusepavant, su questo argomento? Sì, dalla lettura di questo libro, chi vuole avvicinarsi alle pagine di questo libro, si possono anche, leggendolo, si possono sfatare anche tutta una serie di cliché, no? Come diceva Beatrice, uno dei più radicati è quello del macellaio sempre pieno di sangue, insomma una sorta di film horror, no? Quasi in cui lo si vede solo pieno di sangue, sempre armato con l'ascia o con i propri strumenti del mestiere. E soprattutto disposto sempre a ribellarsi, a partire, a sottomettere la pace del comune, insomma, uscire nelle strade, insomma, fare la rivolta. Invece, quello che vediamo leggendo i contributi di tutti gli autori, di tutte le autrici, perché anche da questo punto di vista vogliamo sottolineare che è un libro molto vario, è un libro molto vario, sono 18 gli autori, quindi 11 donne, 7 uomini, e che nella realtà dell'Europa medievale, soprattutto dell'Europa basso medievale, in quell'Europa delle città e dei borghi franchi, i macellai erano un gruppo molto composito, molto vario, molto gerarchizzato al proprio interno e che quindi non possono essere ridotti al cliché, a quella facile etichetta di quei uomini che agiscono. Tra le mosche e i cadaveri degli animali, abbattendo carcasse e quindi girando quasi lordi di sangue ovunque. Questo non è così. Ci sono dei macellai che, grazie alla loro capacità imprenditoriale, anche riescono a salire i gradini della scala sociale fino a diventare anche signori di città. Altri possono, come Valencia, entrare tranquillamente nel consiglio comunale e quindi da lì intraprendere nuove strade dominate dai soldi e da altri interessi commerciali che non riguardano più soltanto la carne, e ci sono anche quelli che sono dei poveri macellai, dei macellai che hanno magari soltanto uno spaccio di carne e che con quello campano. E non soltanto, no? Si pensa sempre all'uomo, no? All'uomo macellaio, il macellaio, ma ci sono anche delle donne. Ci sono delle donne a Roma, tra il corposo gruppo dei macellai di religione ebraica, ci sono delle donne anche a Saragozza, nella Corona d'Aragona. Quindi, per così dire, l'identikit del macellaio che viene fuori dalle pagine di questo libro è molto più composito, molto più complesso e molto più ricco anche, osservando la realtà che va dalla Corona d'Aragona fino alle ultime propaggine dell'Italia, passando per la Francia e per altri spazi dell'Europa. Ma non solo, è questo uno dei cliché. Come dicevamo prima, contando, ne vengono fuori altri. Quindi, Beatrice, vuoi tu Sì, voglio illustrare? ricordarmi quali sono gli altri adesso. Sì, a proposito dei macellai ebrei che citavi e delle donne appunto che lavorano, ecco, anche questo incide naturalmente nel tra virgolette gusto, comunque nel consumo di carne, no? Perché ci sono delle imposizioni religiose che vietano agli ebrei di consumare certi animali, come sapete. Porci, equini e anche certe parti degli animali, quindi il grasso degli animali, gli ebrei che peraltro devono macellare in una maniera molto diversa rispetto ai cristiani, il grasso non lo possono mangiare, quindi diventa disponibile per altri artigiani, per altre produzioni, no? Quindi si fanno le candele con il grasso animale, che sono delle candele meno pregiate di quelle di cera d'api, ma sono uno dei beni primari della società medievale. E i macellai ebrei lavorano a stretto contatto con i macellai cristiani, quindi si può parlare anche di integrazione da questo punto di vista, no? Perché c'è un'integrazione, una rete in questo mercato per cui si forniscono da macellai cristiani, non c'è un impedimento, c'è l'impedimento alla vendita
da parte di cristiani agli ebrei, ma non c'è un impedimento di commerci e di traffici fra macellai, a livello superiore fra macellai cristiani ed ebrei. Diciamo che gli ebrei litigano tra di loro, quello sì, nel senso che a Roma quando arrivano gli ebrei espulsi dalla Spagna, visto che parliamo di Italia e Spagna, litigano tra di loro perché c'è già una posizione compatta di un gruppo di macellai a Roma e si vedono arrivare la concorrenza, no? E quindi e questo succede, no? Perché è figlio dell'immigrazione. Quelli che già stanno a Roma non si sentono più immigrati, no? E quindi quando vedono arrivare qualcuno dall'esterno si sentono minacciati nelle loro posizioni. Anche questo, se posso un momento, è un altro contributo di questo libro, no? Non pensare ai gruppi etnici o di lavoro come monoliti, sempre uguali a se stessi all'interno, ma sempre come realtà molto compositi, molto composite, molto, universi molto articolati, che cioè, un macellaio non è uguale a tutti i macellai né di quella contrada, né di quella città, né di quel principato o regno o spazio geografico. Scusa, Sì, ti ho interrotto. e poi appunto diceva prima Igor il fatto che non tutti i macellai sono sporchi, non so, allora un po' lo sono anche, ecco, nel senso che, e sono anche un po' arrabbiati, no? Perché il cliché è il macellaio iracondo, no? Che si ribella, è vero, perché c'è un saggio di Valentina Costantini che racconta che diffuse per l'Europa medievale ha contato 50 rivolte. No, che sono in qualche modo capeggiate dai macellai o alle quali i macellai partecipano con un ruolo importante, ma insieme ai macellai tanti altri. Diciamo che il macellaio forse fa più specie perché è connotato anche dal punto di vista professionale dai suoi ferri del mestiere, quindi è armato di per sé e ha anche una dimestichezza con l'uccidere. Certo, di solito uccide un bue e non un uomo, però ha, come dire, no, ha tutto il know-how che serve per andare e in guerra, ma anche per rivoltarsi, no? E quindi ha le sue accette del mestiere, le asce del mestiere, il pugnale, eccetera, le sa usare. Chi meglio, no, di un bel gruppo di macellai? Io li avrei assoldati subito, insomma, se avessi voluto fare una rivolta. E sono anche comunque delle persone che possono raggiungere delle posizioni sociali, come diceva Igor, elevatissime, no? Perché comunque devono avere a disposizione un capitale che investono nell'acquisto della carne, che è una merce pregiata, no? E quindi hanno a disposizione una ricchezza e possono progredire socialmente, no? E quindi poi magari cercano ogni tanto di smarcarsi dalla professione. Noi pensiamo sempre che il macellaio, pensiamo costantemente che il macellaio voglia non essere più macellaio, senza andare a guardare in effetti i documenti che ci raccontano che il macellaio è figlio di un macellaio, nipote di un macellaio, e via discorrendo, e che quindi, pur avendo la possibilità di emanciparsi da questo mestiere, spesso e volentieri non lo fa, cioè proprio per scelta non lo fa. Quindi, se anche loro stessi non percepivano la loro professione come emarginante, no, una macchia, insomma, sulla loro esistenza, sulla loro famiglia, eccetera, direi che neppure noi lo possiamo fare. Poi forse l'ultima cosa che si potrebbe dire sullo sfatare cliché è anche quello che la carne sia un alimento per pochi, nel senso che questo lo aveva già affermato molti anni fa, ormai Massimo Montanari nel 1979, quando ci aveva raccontato che i contadini dell'Alto Medioevo la carne la mangiavano perché potevano beneficiare delle risorse comuni, no? Quindi dei boschi, la selvaggina, eccetera. Ecco, le cose poi cambiano, come sappiamo e come ci ha raccontato Massimo Montanari stesso. Nel basso medioevo i consumi naturalmente diventano diversi a seconda del segmento sociale di appartenenza, ma non è vero che i contadini la carne non la mangino, mangeranno della carne diversa, no? E quindi dobbiamo pensare sempre che c'è un ventaglio di scelte, parlando di carne e non di pesci, perché poi ci sarebbe tutto il coté dei pesci, ma abbiamo fatto un libro sulla carne, quindi adesso, siccome sui pesci hanno scritto anche la collega Pucci Donati, no? Un bel libro di recente, quindi, e quindi pensiamo al fatto che si può mangiare dal pollo all'orso, no? Quindi che c'è un tale ventaglio di scelta anche lì, che consente a tutti di mangiare carne. Poi Paola Pinelli, in questo suo bel saggio su Prato, fa una disamina molto approfondita dei consumi di carne, no? Riuscendo a quantificare anche quanti etti di carne si mangino la settimana a seconda dell'appartenenza sociale, di che tipo di carne, cioè che cosa ti puoi permettere con lo stipendio, che ne so, di un salariato normale, no? Quanti grammi, 50 grammi di questo, 30 di quell'altro, a seconda appunto che tu voglia mangiare la vitella piuttosto che il pollo.
Ecco, però tutti potevano arrivare alla carne, insomma, non è esattamente un alimento di lusso, dipende da quale. Certo, il pavone sì, pavone, insomma, ecco, insomma, mi fa un po' senso anche pensare al pavone. E quindi comunque questo libro è stata l'occasione anche per ripensare al paesaggio in funzione dei consumi, no? Di quello che si mangia o si desidera mangiare o di quello che si produce. No, anche le produzioni, la lavorazione della lana, per esempio, determina il fatto che uno debba avere a disposizione più pecore, no? Perché ti serve la materia prima. E questo significa che tu alleverai molte pecore e non alleverai tanti bovini, no? O la diffusione della cerealicoltura. Se tu hai un'area particolarmente popolata, determina il fatto che tu le terre le debba destinare alla coltivazione dei cereali per sfamare la gente e quindi abbia meno terra a disposizione per l'allevamento dei bovini, che è fondamentale a, come dire, coltivare a prato, avere a disposizione poi non solo il pascolo estivo, ma anche le risorse che ti servono per alimentare gli animali, gli armenti durante l'inverno, no? E quindi questo determina anche dal punto di vista delle scelte che si fanno, no? Che i governi possono fare, che i signori localmente possono fare, determina dei grandi cambiamenti a livello paesaggistico. No? E anche in questo caso ce l'ha raccontato non solo gli archeologi, ma anche gli storici, no? Questi aspetti di mutamento dei paesaggi che possiamo vedere sul lungo periodo, ma che possiamo anche vedere a breve termine. No? E quindi ci ha raccontato molto dell'allevamento, per esempio, anche Ivan Haidt per l'area romana, e dei grandi investimenti dei mercanti, no? Che allevano animali, e anche dei macellai che partecipano all'allevamento degli animali, una cosa che per esempio a Milano non succede, che i macellai siano coinvolti direttamente nell'allevamento, no? E quindi questo libro ha messo in evidenza anche il fatto che ci sono delle differenze a livello regionale, a livello nazionale, a livello poi sovranazionale, sempre impiegando questa categoria di nazione che però abbiamo ormai deciso di fare nostre, quindi va bene anche per il Medioevo. Quindi sicuramente, insomma, la collaborazione tra storici del diritto, perché c'è anche un saggio di Alessandra Bassani che è una storica, ma una storica del diritto, e quindi ha senz'altro una prospettiva diversa rispetto alla nostra, no? Una metodologia di studio diversa rispetto alla nostra, perché comunque sfrutta, perché le conosce e le sa sfruttare, delle fonti diversissime rispetto a quelle che usiamo noi, no? E quindi, no, le fonti del diritto, per esempio del diritto canonico, di cui Alessandra Bassani è esperta, e la portano a delle conclusioni che possono essere diverse rispetto a quelle degli storici, che è il bello, no? Del dialogo tra persone che sono specialiste di discipline diverse, no? E quindi appunto archeologia, storia del diritto, messe insieme su tre paesi diversi, tra l'altro, regalano, secondo me, una prospettiva di una ampiezza che non è scontato trovare, no? In tematiche di cultura materiale che peraltro poi, come dire, suscitano la voglia di mettersi a confronto, no? Perché sulla cultura materiale, in confronto con gli archeologi, naturalmente è forse il primo che vorresti avere, anche se sei un basso medievista, e quindi abbiamo meno dimestichezza, no? Rispetto agli alto medievisti con il confronto con gli archeologi. Ecco, questo credo. Ma nell'introduzione mettiamo in guardia su questi, su i vantaggi, ma anche i problemi del dialogo fra storici e archeologi, perché non è tutto così semplice come potrebbe sembrare, perché l'archeologia e la storia rispondono a due protocolli di ricerca completamente diversi e quindi danno risposta a domande che sono anche completamente diverse e quindi non è una semplice giustapposizione delle conclusioni che si raggiungono col dato materiale, col dato scritto, no? Devono mantenere questi protocolli e perciò si creano anche dei problemi metodologici nel dialogo che bisogna che siano affrontati e consapevoli di questa diversità e di queste difficoltà metodologiche. Credo che nel libro venga anche bene questa realtà esplicitata. Perché insomma l'archeologo rimane prettamente fedele allo studio del dato materiale e lo storico, analizzando tutti i saggi, come diceva prima Beatrice, si osserva anche la grande differenza e la grande molteplicità di fonti scritte che il basso medioevo europeo ha consegnato ai secoli, no? Negli archivi.
quindi passiamo dalla ricchezza dell'archivio di Stato di Prato, per dire, a i pochi dati che si possono ricavare per i macellai a Milano, nonostante sia un altro archivio di Stato ricchissimo, no? Quello milanese. E poi se spostiamo lo sguardo verso la penisola iberica, ecco, gli archivi comunali, gli archivi regi della Corona d'Aragona offrono tutta una miss di dati completamente diversi, volendo, da quello che è la realtà italiana. Quindi c'è anche una lettura da un punto che si può portare avanti da un punto di vista metodologico e osservare in filigrana come ogni autore ha lavorato con le proprie fonti, no? E in base a quelle, a quali e a quanti ipotesi e interpretazione è arrivato. Beh, a me viene da dire una sola cosa, bisogna comprarselo questo libro, perché Sì. la curiosità che Sì, avete non aspettiate che esca il film, compratelo prima. suscitato in me è altissima, ma io credo anche in tutti quelli che stanno guardando questa video presentazione, perché è decisamente un prodotto anche particolare nel panorama della saggistica dedicata al Medioevo. Io ricorderei a questo punto il titolo Carne e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo, l'editore è Franco Angeli, sono 344 pagine ricchissime di interventi, è stato detto dai due curatori. Ci sono ben 18 personaggi, 18 studiosi coinvolti in questa avventura e quindi bisogna correre assolutamente in libreria, visto che perlomeno all'interno delle città ci possiamo muovere, le librerie dovrebbero essere aperte perché chissà quando finirà, non se ne può più. Vero. Io vi ringrazio tantissimo, Oh, ricordo a grazie a tutti i te. nostri videoascoltatori di seguire il nostro sito italiamedievale.org, dove trovate tutte le nostre pubblicazioni e le nostre attività anche in periodo di lockdown. E un grazie ancora a Igor Santos Salazar e a Beatrice Del Bo per aver accettato il nostro invito. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie, Grazie a te. grazie mille, grazie. Grazie.